Nella mattinata di lunedì 14 gennaio, presso il Cineteatro De Filippo ad Agropoli, si è tenuto il convegno Generazione Digitale, i pericoli del web, capitolo primo, patrocinato dal Comune di Agropoli, con lo scopo di sensibilizzare e nello stesso tempo mettere in guardia tutti i giovani che inequivocabilmente fanno parte di questo mondo sempre più veloce e sempre più pieno di insidie. Sono intervenuti all'evento il sindaco della città di Agropoli, Adamo Coppola, Franco Alfieri, capo della segreteria della Regione Campania, Antonio Aloia, sindaco della città di Vallo della Lucania e Bruno Bonfrisco, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Gino Rossivairo di Agropoli. Presente anche il consigliere comunale delegato alle politiche sociali, Vanna D'Arienzo, che ha moderato l'incontro, e Virgilio D'Antonio, professore e direttore del Dipartimento di Scienze Politiche Sociali e della Comunicazione. Ospite speciale della mattinata, la criminologa Roberta Bruzzone. I genitori probabilmente, anzi certamente, siamo impreparati ad affrontare un problema come questo che è stato cominciato a spiegare, proprio perché primi noi non conosciamo bene il web, quindi primi noi non sappiamo quali sono i pericoli che si nascondono dietro all'utilizzo del web. D'altra parte noi della nostra generazione utilizziamo in maniera forse marginale il telefonino, in maniera marginale il computer, ma i nostri figli lo utilizzano molto di più, vanno molto più in profondità, quindi certamente utilizzando di più hanno dei rischi maggiori e naturalmente, dato che loro, i ragazzi tendenzialmente hanno un vantaggio e svantaggio di essere ancora ingenui, possono cadere nella rete. Ecco perché nasce questo progetto, quindi l'obiettivo principale è cercare di dare sostegno alle famiglie nell'ambito di questo progetto nasce nella rete. Mi ricordo Umberto Eco, quando ritirò la laurea ad onore in causa, diceva che purtroppo Internet, che ha tanti aspetti positivi, ha dato la parola a una legione di imbecilli. È una parola molto forte quella che utilizzò allora Umberto Eco. Però poi la sviscerata ha detto: oggi hanno diritto alla parola persone che prima si recavano in un bar, bevevano un bicchiere di vino, dicevano la sciocchezza della giornata e venivano messi subito a tacere. Oggi purtroppo queste persone hanno più diritto alla parola rispetto a un premio Nobel, diceva Umberto Eco. Io ho osservato me stesso, lo dicevo alla dottoressa psicologa prima, quando la sera mi fermo al PC per portare dei materiali pronti la mattina, perché spesso non si riesce a lavorare a scuola tra le tante problematiche, e cosa succede? Che vai a letto a mezzanotte, l'una, non riesci a dormire, il cervello non si disconnette, quindi questa è già una patologia. Perciò quello che diceva l'avvocato Alfieri, applicatelo, dovete imparare a dare dei ritmi di connessione e disconnessione. Sono problemi che per scatenarli c'è bisogno del niente, ma per affrontarli, per regolamentarli, per riportarli nel regime della normalità c'è bisogno di lavoro, c'è bisogno della scuola. È nella scuola che si affrontano i problemi e si riaddrizzano le cose che non vanno e si possono dare le giuste dritte alla società, alla cultura, alla sapienza, al buonsenso. Ecco, bisogna ritornare al buonsenso.